Arezzo Calcio femminile secondo in classifica in Serie B dopo il 5-0 settimana scorsa contro il Musiello Saluzzo. Quest'oggi al centro sportivo Giunti di Arezzo arriva il Romagnano per la 13ª giornata del campionato nazionale di Serie B. Carta a valle, cross al centro dove c'è Di Fiore. Occhio Di Fiore. Prova a giocare sulla sinistra, l'ha visto benissimo Materini, è arrivata poi la palla a lei, poi la palla arriva a Razzolini e gol! Il gol di Razzolini, Costanzo Razzolini, 10° gol stagionale! Porta in vantaggio l'Arezzo al 28esimo e corona una settimana perfetta Razzolini dopo la convocazione in nazionale, segna il suo 10° gol in stagione. Costanzo Razzolini, Aterini lascia scorrere sulla sinistra, andrà il cross di Aterini verso Baracchi! Era arrivata con un terzo tempo fantastico Baracchi. Occhio dentro l'area di rigore agli spintoni. Il cross un po' all'indietro, Razzolini. La palla arriva ad Arzedi. Arzedi il destro, la parata di Marabelli. C'è ancora Baracchi. Il passaggio poi per Carta. Lascia scorrere sul destro Carta. C'è la posizione Mencucci. Passaggio per Mencucci, posizione regolare. Ancora Mencucci, il tiro cross verso Di Fiore, parata, la parata di Marabelli, clamorosa parata. Razzolini intanto, la palla per Verdi, può distendersi Arezzo, attenzione, Verdi, ancora Verdi, il cambio di gioco per Carta. Carta riesce a entrare in questa palla, Carta il sinistro e gol! Il gol di Carta! Isabella Carta, il quinto gol stagionale. Ben servita da Verdi, non è riuscito nel controllo ni Dasio del Romagnano, Carta gli ha ruotato la sfera e ha raddoppiato per l'Arezzo. E quando siamo al 13° minuto del secondo tempo, Carta porta il vantaggio Arezzo sul 2-0. È partita Di Fiore, il passaggio dall'altra parte per Mencucci, 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 il tocco per Di Fiore, Di Fiore! La parata di Marabelli. Fischio l'arbitro, triplice fischio, Arezzo batte 2-0 il Romagnano e si proietta 27 punti in classifica. Una gara controllata dal primo minuto dell'Arezzo. Mister Lorenzini, quest'oggi una vittoria per 2-0, vittoria convincente dell'Arezzo che non ha concesso nessun tiro in porta alle avversarie, nemmeno grandi occasioni diciamo, pericolose. Sì, è stata una prova praticamente perfetta delle ragazze. Abbiamo creato tantissimo, l'unica pecca, ecco, può essere quella di non aver chiuso prima la partita, però sono state così numerose le occasioni da rete, così numerose le situazioni che potevamo sfruttare meglio, che insomma c'è da essere molto molto soddisfatti. Adesso c'è a preparare una gara importante, quella di domenica contro la Novese, come si affrontano in settimana queste preparazioni? Anche? Ma sono partite che poi danno stimoli un po' da sole, una partita importante per la classifica, l'affronteremo con serenità, come abbiamo affrontato tutte le altre. Se riusciamo a esprimerci al meglio, poi sicuramente arriverà anche un risultato positivo. Ecco, parliamo anche di Razzolini. In settimana è arrivata la convocazione in Italia Under 23 per lei. Merito anche, diciamo, dell'allenatore che è riuscito a trovare in campo la sua posizione ideale, a farla esprimere al meglio. Io credo che credo che il merito più grande sia di Costanza, innanzitutto, perché è arrivata ad Arezzo con tanta voglia di fare bene, con tanta umiltà, si è messa a disposizione del gruppo, poi sta raccogliendo i frutti ovviamente, però credo che sia una soddisfazione anche per tutto lo staff e anche e soprattutto per le compagne di squadra. Siamo qui con Isabella Carta, per te quinto gol stagionale, ottima prestazione, ti sei data un obiettivo per quanto riguarda i gol da segnare? Sì, mi sono data l'obiettivo di superare quelli dell'anno precedente, ovvero ne dovrei fare 16 per adesso. Comunque una partita giocata bene da Arezzo, finita poi 2-0, una vittoria che dà morale anche per la classifica e che vi proietta a domenica prossima in uno scontro importante contro la Novese. Sì, allora è stata una bellissima partita, il campo non era proprio dei migliori, era un po' complicato giocarla ma ci siamo imposte come sappiamo fare noi. Abbiamo giocato il nostro calcio e sicuramente è molto importante perché siamo là e dobbiamo stare lassù e questo ci dà ancora più forza per affrontare la prossima e tutte le altre partite di questo campionato.